Oh, che bello! Dopo lo stress e le microcrisi di panico indotte da Fero, posso finalmente rilassarmi un po'. Ah, ecco, mi pareva. 2000, 17 ottobre. Dopo pochi mesi dall'uscita di Cleopatra, espansione di Fero, Impressions Games e Sierra pubblicano Zeus, signore dell'Olimpo. Si va in antica Grecia. La culla della civiltà occidentale, madre della democrazia, della filosofia, del pensiero critico. Peccato sia la Grecia mitologica. Dei, bestiacce strane, eroi, guerre, tiranni e Zeus che si infila in ogni paio di mutande che gli capita a tiro, tranne che in quelle di sua moglie. Altro che Socrate, qua abbiamo Ercole e la sua enorme clava. Di base Zeus è molto più semplice di Caesar o Fero, ma non è che ci voglia molto. Sono due strumenti di tortura camuffati da city builder storici quelli. Per esempio, una cosa è che durante la pausa possiamo costruire questa volta. Ma se Zeus è più facile, aspettate di vedere Poseidon, l'espansione. Tutta un'altra storia. Lì la scarica di schiaffi è assicurata. Oggi li troviamo entrambi nel pacchetto Acropolis, disponibile su GOG oppure su Steam. Come per il resto della serie è disponibile solo la versione inglese. Ci sono delle traduzioni però, vi lascio il link. Scaricatele, sostituite i file e siete a posto, come l'altra volta. Uguale il discorso sui 16 noni. Scaricate il programmino, selezionate la risoluzione e pescate l'eseguibile. Fatto! Adesso potete far finta di essere grandi amministratori della Grecia a tutto schermo. Tutto tranne la mappa della Grecia che viene relegata nell'angolino in alto a sinistra. Purtroppo però non ci si può fare niente, è il prezzo da pagare se vogliamo giocare in 16 noni. This is the stuff of Homerian epics. Zeus è anche un po' più scemo. Nel senso, allo stadio si tiene il torneo panellenico di schiaffi e i portuali si intrattengono con degli storicamente accurati yo-yo. Poi all'ispettore va a fuoco la tunica. Che ironia. Salvava gli altri dalla combustione spontanea, ma non salvò se stesso. Esilarante come il fatto che i greci fossero tutti americani. Se i romani parlavano l'inglese britannico e gli egizi con un accento stereotipato perfettamente in linea con la sensibilità moderna, i greci venivano tutti dagli US of A. Who am I, Odysseus? How much longer do I have to travel before I reach my destination? And where's Calypso? Ma la vera chicca? Questo. Well, hello there, my cute little urchin. Aphrodite purred, blowing you a kiss in greeting. Don't you think the land around Bimini's is beautiful just like me? With all the pretty water and, ooh, the urchins. How I love urchins, with their adorable little spines. They're so tasty, too. I simply must have a sanctuary here, and you are just the one to build it for me. With that, the goddess disappeared. Zeus non è solo una reskin rincoglionita in chiave ellenica, però. Per esempio, le vocali adesso sono concesse e non devo neanche modificare il nome. Invece di essere divisi in periodi storici, sono divisi in avventure. 8 per Zeus, 7 per Poseidon. Ci sono anche delle partite libere che, a parte le missioni iniziali, poi ci lasciano fare quello che vogliamo. Vi consiglio di giocare il tutorial Zeus ed Europa. Ci insegna le basi mentre fondiamo Tebe, la città più odiata di Grecia. Giocatelo, mi raccomando, anche se avete già giocato ad altri city builder simili. Una volta finito il tutorial, possiamo continuare a costruire Tebe. Ma non prendiamoci in giro, chi è che vuole rimanere a Tebe? Possiamo allora iniziare una nuova avventura. Alcune sono un po' più mitologiche, tipo Perseo e Medusa, ma anche la guerra di Troia. Ma che guerra di Troia. Scusatemi un attimo, Scusate, io intendo la città di Troia. Ma dai, il contesto è importante, se dico andare a Troia... Vabbè dai, ci siamo capiti, no? Altre invece sono un po' più storiche. Un po'. Non credo che Atene fosse stata invasa da un minotauro durante le guerre persiane. O che Ares gironzolasse tranquillo per Sparta. Come potete vedere, le missioni non richiedono più di soddisfare i 5 parametri come in Fero o Caesar. È rimasta soltanto la popolazione. Ogni mappa ha la sua serie di sfide. Accumulare un certo numero di risorse, soldi o cibo. Oppure produrne un certo numero in un anno. Più difficile di quanto si pensi. Ma questo non è un city builder storico come tutti gli altri. Alcune missioni ci richiederanno di ammazzare una bestia mitologica. Oppure di compiere una missione per uno dei 12 dei. Sì, 12. Se pensavate che gestire 5 adolescenti in tempesta ormonale divina fosse già abbastanza, beh, ho cattive notizie. A volte ci attaccano pure di persona. Un'altra cosa un po' diversa è che non esistono più i supervisori. Tutte le informazioni sulla città sono nelle varie schede degli edifici.
La scheda agricola, oltre a farci costruire le fattorie ed altri edifici simili, ci dice anche quante scorte di cibo abbiamo e quanta popolazione possono supportare. Oppure in quella industriale possiamo vedere quanti lavoratori ci mancano o, più probabile, se la disoccupazione ha già raggiunto la seconda decina. Un'altra scheda utilissima è quella commerciale, che ci fa vedere le risorse prodotte, importate ed esportate senza finire per cliccare 26 volte. Un clic solo e accumuliamo lana adesso. Tunnel carpale è stato bello finché è durato. Ma magari ci sono un po' troppo poche informazioni? Bene, cliccate la lente di ingrandimento e avrete un'idea più precisa di quanto siete stati incompetenti finora. Ma Zeus non è solo strutturato diversamente, funziona anche in maniera un po' diversa. Cioè, alla base ci sono sempre i passanti, gli omini che vagano e forniscono servizi in giro per la città. Ma a parte questo ci sono tantissime differenze e particolarissime paranoie con cui dovrete imparare a convivere. Si parte dalle case, che a questo giro sono già 2x2. Ovviamente partiamo da delle capanne di paglia. Per farle evolvere dovremo dargli prima acqua e cibo e poi altre merci. Ecco la prima differenza tra Fero e Caesar e Zeus. Invece di un mercato o un bazar, abbiamo l'agorà. Essenzialmente è una piazza dove possiamo costruire le bancarelle, una per merce. Quella standard ha 3 slot, cibo, lana e olio. Non è solamente un passaggio in più, ci permette di gestire meglio la distribuzione delle merci. Se vogliamo far evolvere solo di qualche livello le case, basta non aggiungere una bancarella più avanzata. Niente bancarella, niente lana. Certo, si possono sempre gestire gli ordini dal mercato, ma così è più semplice. E poi risparmiamo manodopera. Poi c'è un altro vantaggio. Ve le ricordate le signore in verde che andavano a recuperare le merci ai magazzini o ai granai? Ne usciva una per volta e recuperavano una merce soltanto. E se magazzini e granai erano lontani, era un bel casino. Qua ogni bancarella ha il suo personalissimo approvvigionatore. Sembra una stupidaggine, ma è geniale. Possono partire tutti insieme e possono andare in direzioni completamente diverse. Secondo la mia analisi riduce la comparsa di mal di testa di almeno l'80%. Lo svantaggio di questo sistema è che ci sono molte meno merci, altrimenti avremmo un mercato gigantesco. Per esempio, in Fero, per una casa al massimo livello, avevamo bisogno di 2 tipi di cibo, vasellame, birra e lino. In totale 5 merci diverse, 6 se consideriamo anche i papiri per far funzionare le scuole. In Zeus invece solo 3, cibo, lana e olio, basta. Tra l'altro non c'è neanche più la distinzione tra tipi di cibo diversi. Le cipolle hanno esattamente le stesse proprietà organolettiche dei ricci di mare. In effetti si assomigliano un po'. Stessa cosa per i servizi. In Fero minimo 2 templi, dentisti, scuole, tribunali e come dimenticarsi di quell'incubo urbanistico che sono i palchi. In Zeus conta solo la cultura, palestre per gli atleti, podi per i filosofi e teatri per gli attori. Tutto molto più semplice. L'unico grattacapo è trovare un angolo abbastanza spazioso per ficcarci un teatro. Un'altra differenza è la manodopera. Vi ricordate quelle casette di disgraziati nelle zone industriali che avevamo prima? Benissimo, i ghetti non sono più necessari. Il pool della forza lavoro è globale. Possiamo avere una zona residenziale da una parte della mappa e una zona industriale dalla parte opposta. Certo, così le merci ci mettono un po' ad essere trasportate di qua e di là. Ma il livello di emicrani al minuto scende a valori quasi accettabili. Occhio alla paga però. Ci sono 5 livelli di salario, da molto basso, ovvero da fame, a molto alto, ovvero finiamo le dracme in poche settimane. Le paghe alte incoraggiano più cittadini a lavorare, mentre paghe basse li scoraggeranno. Che sembra brutto, ma se la disoccupazione è già al 27% non è proprio un danno, no? Ma se ci mancano i lavoratori possiamo risolvere il problema con il metodo più antico del mondo, lanciando in giro dischi d'argento a mani piene. Possiamo strapagare tutti, settare le priorità giuste e far evolvere le case, attraendo nuovi migranti per poi dimezzarle immediatamente. Mi piace. In Caesar e Fero la paga era soltanto un numero. Doveva essere abbastanza alto da non far scappare la gente dalla nostra città e abbastanza basso da non seccare il nostro conto in banca. Qua è molto più incisivo. Ci sono delle differenze anche nel modo di produrre le merci. Le fattorie vanno nei campi fertili, che qua sono viola invece che giallini, e i moli per la pesca invece sulla costa. Niente di particolarmente strano. L'unica differenza è che la maggior parte degli edifici produttivi non produce merci dal niente. Ci saranno degli omini che vanno a raccoglierla fisicamente. Mi raccomando, di tanto in tanto ricordatevi di lasciare degli spiragli, altrimenti i lavoratori non potranno raggiungere le merci. Quindi avremo i taglialegna che andranno a tagliare la legna, i cacciatori che cacceranno i cinghiali, di solito almeno, e i minatori che picconeranno. Preparatevi ad un bel mal di testa. Poi c'è la lana. I pastori vanno, tosano le pecore e via, pronta la vendita. Però le pecore hanno le gambe, si muovono. Se non fate attenzione ve le ritroverete in giro per tutta la mappa.
zero efficienza. Ma c'è una soluzione. Le pecore vanno sul terreno fertile, ma se ne blocchiamo un quadratino con dei blocchi stradali non andranno da nessuna parte. Poi non sarebbe un gioco di Impressions Games se non ci fosse almeno un qualche tipo di segregazione. Funziona anche con le capre per il formaggio. Al contrario, viti ed ulivi sono ben radicati nel terreno. C'è un altro problema però. Se per ogni tosatore o caseario possiamo piazzare solo un certo numero di capre o pecore, per le piante questo non avviene. Prima paranoia. Quanti ulivi per ogni capanno? Quanto possono essere distanti? Meglio abbondare, non si sa mai. Paranoia a parte, olio e vino sono un'ottima fonte di guadagno. Tra le cose più richieste, ma le vere dracme si fanno con le statue. No, no, non di marmo, di bronzo. In Zeus possiamo commerciare con le altre città-stato della Grecia, sempre che gli diamo a geni ovviamente. Per aprire una rotta commerciale non serve più pagare una cifra in deben o sesterzi, basta l'amicizia, la vera ricchezza. Anche se in effetti se non siamo in buoni rapporti basta mandare un bel regalino. Se doniamo a una città una merce richiesta meglio, ma anche il resto non gli fa certo schifo. Anche se con le dracme andiamo sempre sul sicuro. Commerciare è molto più agile. Primo, ci sono dei magazzini dedicati, uno per ogni città alleata. Dimenticatevi quel formicaio di carretti che gironzolavano per tutta la città alla ricerca dell'ultimo sacchetto di gemme. Ovviamente i magazzini saranno terrestri per rotte terrestri e con molo aggiunto se la tratta è marina. Sono anche più grossi di quelli normali. Da ogni magazzino poi si gestiscono anche le importazioni e le esportazioni per quella rotta. Volendo possiamo vendere il vino solo a una città, ma non a tutte le altre. Un magazzino settato su vendi andrà in automatico a recuperare le merci fino a raggiungere il numero che gli abbiamo ordinato. Comodo, liscio e semplice. Poche emicranie, molta serotonina. Sempre che non ci dimentichiamo di smettere di importare quelle 64 tonnellate di marmo una volta finito il tempio di Zeus. Stessa cosa per la logistica. Gli egizi contavano per quarti, quindi potevamo riempire un magazzino di un quarto, un mezzo, un terzo o un intero di un determinato tipo di merce. I greci invece ragionano per interi. Possiamo specificare esattamente la quantità di merce che vogliamo in un magazzino. Molto più preciso e libero. Ma con tanti gradi di libertà aumentiamo anche la possibilità di errore. Paranoia numero 2. Quante tonnellate di lana mi servono per questo quartiere? Sono sufficienti 8? Oppure meglio 16? Ma più che altro, perché non sono in grado di fare una semplice addizione? Non ci vuole niente ad ingolfare un magazzino di roba inutile e a soffocare l'intera città. Ma non c'è 2 senza 3, quindi la terza paranoia, il combattimento. Si gestisce tutto dal palazzo, che serve anche per sbloccare le tasse. Come per le paghe, anche le tasse sono divise in 5 livelli. Worship me, and wine will flow freely when you most need it. Sì, ora a voi ci arrivo, dai. Comunque, parlavamo del combattimento. In Zeus non abbiamo forti o caserme. In perfetto stile democratico mandiamo in battaglia i nostri cittadini. Ovviamente a patto che possano permettersi di comprare un'arma. What could be better than to have your people well fed? Dai, va bene, ok, facciamolo subito. Religione, o meglio, mitologia. In Zeus la religione funziona in modo diverso dai capitoli precedenti. Per prima cosa ci sono più dei, 12 in Zeus e 2 aggiunti in Poseidon. Ma non tutti insieme. In Caesar e Fero avevamo 5 divinità da coccolare costantemente, altrimenti benvenute rane. Costruivamo templi e santuari per lucidare lo spropositato ego del dio di turno finché non ci mandavano qualche benedizione. In caso poi ce li potevamo arruffianare con un festino a suon di birra o vino. In Zeus ogni missione ha un suo set di divinità amiche ed ostili. Quelle amiche worship me and the contestants you send to the games will be blessed. Avete capito, ci scassano le palle finché non costruiamo un tempio in loro onore. Tonnellate di marmo, bronzo per le statue e legna per le impalcature. Vanno costruiti in fasi come le piramidi di Fero, quindi preparatevi ad aspettare almeno una mezz'oretta. Però pensate ai bonus. Artemide ed Ares sono ottimi per fare a botte con i nemici. Entrambi ci concedono dei bei battaglioni da usare come meglio crediamo, e Ares non perde l'occasione di menare le mani se lanciamo un'invasione. Anche se in difesa la migliore di tutti è Atena. Si comporta esattamente come quel bambino con cui giocavate alle elementari. Dai, quello che aveva lo scudo antitutto e si teletrasportava sempre dietro di voi. Sapete esattamente di chi sto parlando. Atena non è solo una macchina di morte, ma ci fornisce anche degli ulivi da coltivare, così come Dioniso con le viti. Meglio ancora Demetra, direttamente il terreno fertile da usare come ci pare. Efesto ed Ade invece ci danno accesso a bronzo ed argento. Sono ottimi se ci manca una risorsa in particolare per progredire. Poi ci sono quelli con i bonus un pochino più astratti. Afrodite migliora l'umore cittadino, indovinate perché. Apollo invece migliora la cultura e ci protegge dai malanni. Zeus non molesterà tutte le belle donzelle della città, ma ci proteggerà dagli invasori.
Ma Hermes è il migliore di tutti. Velocizza trasportatori e caravane e paga di tasca sua le richieste fatte da altre città. Davvero 3 volte grande. Il mio preferito. Chi è che manca adesso? Ah, Poseidone. Poseidone ci manda il Kraken a proteggere la città solo dal mare. È di uno sfigato assurdo con quelle pinne. Comunque, non è proprio inutile. Ogni divinità potenzia un edificio in particolare a seconda della loro area di competenza. Broseidone potenzia le banchine da pesca e la raccolta dei ricci di mare. Possiamo anche pregarli per ottenere un bonus immediatamente. Però dobbiamo aver compiuto un sacrificio recentemente, altrimenti nessuno risponderà alla nostra richiesta. Non preoccupatevi che è automatico. Ogni tanto un sacerdote si fregherà una pecora o una capra da sgozzare sull'altare di uno dei nostri templi. Il problema è che le pecore e le capre vanno rimpiazzate manualmente. Ci distraiamo 5 minuti e la produzione della lana si arresta a 0. Questa è la paranoia numero 4. Anche perché se non ricevono sacrifici regolari, gli dei interromperanno i loro bonus. Ma sempre meglio che stargli sulle palle dall'inizio della partita. Se non andiamo a genio o a una divinità, preparatevi a subire soprusi continui fino alla fine della partita. Afrodite ci odia? Bene, lei verrà letteralmente a rapire dei cittadini. Efesto invece si dà agli incendi dolosi, mentre Hermes direttamente al furto. Forse anche peggio di Fero. Almeno Osiride era solo lunatico e geloso, e potevamo lisciarcelo per evitare la sua ira. Qua non è che ci possiamo fare più di tanto. Dobbiamo o imparare a conviverci o venerare una divinità di grado più alta. Come si fa a capire? Ma è ovvio, no? Quelli più potenti ce l'hanno più grosso. Dai, il tempio, su, ci siamo capiti. Dioniso ce l'ha minuto, quindi è l'ultimo. Atena si piazza più o meno a metà, mentre Zeus ha un tempio talmente enorme, il più grosso e imponente da questo lato dell'Egeo. Si erge maestoso al di sopra di tutti gli altri. Gli dei nemici però non commettono solo crimini indisturbatamente. A volte ci mandano contro un mostro. Per esempio, Dioniso ha la Menade ed Artemide il cinghiale di Calidonia. No, non scoreggia. Afrodite invece ha Ettore. Non è un mostro? Provate a chiederlo agli Achei. Ogni divinità ha il suo mostro, ma ogni mostro ha il suo eroe. Gli eroi sono l'unica unità in grado di uccidere un mostro mitologico. Però non è che arrivano solo perché sono gentili e vogliono darci una mano. Prima dobbiamo soddisfare le loro richieste. Ah, e costruirgli una casa. Prendete Achille ad esempio, vuole 32 pezzi di armatura, 3 compagnie di opliti, un santuario di Atena, 0, ripeto, 0 disordini in città, 16 anfore di vino ed una bella fetta di culo. Purtroppo non ne possiamo fare a meno, anche perché alcune missioni hanno delle imprese da far compiere ad un eroe tra gli obiettivi. Poi voi volete davvero sentire la musica del combattimento in loop per 3 ore? Infatti, una volta che li abbiamo chiamati e arrivano, possiamo anche sbattercene delle loro richieste, eh? Addirittura li possiamo mandare in giro per la Grecia insieme alle nostre truppe a terrorizzare i nostri vicini. Ecco, torniamo alla paranoia numero 3, il combattimento. Dicevamo, le nostre truppe sono i cittadini ed il loro equipaggiamento pagato di dracma propria. I cittadini comuni ovviamente non possono permettersi nemmeno mezzo schiniero, figuriamoci una lancia. Sono buoni solo a fornire l'equipaggio per le triremi, oppure si raggruppano in squadre di cenciosi lanciapietre, i teti. Fanno schifo e secondo me hanno anche un cattivo odore. Mica come gli aristocratici. Hanno delle ville enormi che oltre alle dracme richiedono risorse per essere piazzate. A sto giro sono proprio un'altra categoria. Oltre a lana, cibo e olio poi vorranno anche vino ed armature. I nobili infatti forniranno le squadre di opliti. Ma occhio, perché se muoiono in battaglia perderemo nobili, ma più che altro perdiamo le armature. E senza armature... E poi addio tasse. Sì, perché i nobili pagano, eppure bene, fiumi di dracme, a livello massimo anche di più. Per i nobili non bastano merci e servizi, vogliono anche delle decorazioni, l'ABC della gentrificazione. Ma il meglio del meglio sono i monumenti, essenzialmente delle targhe commemorative che si sono montate la testa. Sono bruttini, ma paradossalmente sono la decorazione più efficace. Ne sblocchiamo uno per ogni obiettivo particolare che conseguiamo. Per esempio, ne sbloccheremo uno ogni 1000 di popolazione, oppure quando conquistiamo una città nemica. Poi richiedono uno stadio. Se ne può costruire uno solo in città. Gli stadi non hanno bisogno di una scuola apposta. Le palestre sono la loro scuola. Vedetela così, la palestra allena gli atleti che poi vanno a competere nello stadio. Poi, per far arrivare le ville al grado massimo, ci servono i cavalli. Golosissimi di grano. E soltanto grano. Le carote così accuratamente arancioni non vanno mica bene. Solo che adesso Mister Oplita ha un cavallo. Perché non usarlo in battaglia? Le unità di cavalleria sono più forti di quelle di Opliti. Il problema è che ogni tipo di unità ha delle tattiche particolari. Per esempio i teti se ne stanno lontani a lanciar sassi come i cavernicoli che sono. Invece gli Opliti si schierano a cuneo, un ottimo modo per difendersi dagli attacchi nemici.
mentre i cavalieri caricano, combattono per un po', si ritirano e poi ricominciano. Solo che se abbiamo tutti palazzoni sfarzosi, non abbiamo più opliti. E poi se pensiamo che un cavallo mangia come un abitante, diciamo che non tutti si beccano a letto cavallo dell'Elide. Il combattimento, detto così, sembra migliorato tantissimo rispetto a Fero. Peccato che comandare le truppe sia incredibilmente complicato. Cioè, non è particolarmente difficile. Si seleziona la bandierina, si clicca sul punto dove vogliamo schierare le truppe e aspettiamo che arrivino a destinazione. Ragazzi? Beh, dobbiamo dirgli di adunarsi. Questo da una parte è un bene, perché se i cittadini combattono non possono certo lavorare. Schierare una squadra di scagliamassi ci smonta completamente la produzione di vino. Ancora peggio sono le triremi, 100 lavoratori. Capisco, è una nave, ma non è un po' eccessivo? Dall'altra parte però funzionano benissimo come risucchia disoccupazione d'emergenza. Stessa cosa con torri e fortificazioni. Ma Zeus crea il problema e ci vende la soluzione. Possiamo per esempio affidarci alle mani del computer e far combattere automaticamente le nostre truppe. Nah, meglio caricare le nostre catapulte di dracme e scagliarle sul nemico. Se ne torneranno sempre a casa con le tasche piene e qualche bernoccolo in più sulla testa. L'unico problema è che ogni volta che lo facciamo la cifra raddoppia. Dopo un po' è impossibile pagare la cifra astronomica che ci chiedono. Dobbiamo combattere per forza. Ma non necessariamente a casa nostra. Possiamo invadere le città nemiche. Al contrario di quello che succede con gli dei, le altre città della Grecia non sono alleate o nemiche a prescindere. Certo, un rivale rimane un rivale, Sparta ed Atene non andranno mai d'accordo. Ma possiamo farci rispettare. Se un rivale ci rispetta, attaccherà un po' meno spesso. In Zeus non c'è un signore supremo della Grecia, quindi le varie richieste ci verranno fatte dalle altre città-stato. Bene perché non dobbiamo preoccuparci del parametro regno, male perché certe volte ci piombano 20 richieste tutte insieme. Soddisfare la richiesta di un rivale ci farà rispettare di più, ma trascurare quelle degli alleati per farlo non è consigliato. Dopo un po' potrebbero decidere di mandarci un bel dito medio invece di carovane e trasporti commerciali. Oppure possiamo diventare noi il faraone di Grecia e tiranneggiare sui vassalli e le colonie. Di norma giochiamo nella città madre, ma visto il nome sarà pur madre di qualcosa. Le colonie. Sono delle mini città che dobbiamo fondare dopo aver accumulato le risorse necessarie nella città madre. Possono essere zone di produzione per una particolare risorsa o cibo, oppure avamposti militari. Una volta completata la missione, diventerà una nuova città sulla mappa, assoggettata al nostro dominio. Ci possiamo commerciare e una volta l'anno riceveremo un tributo, merci o dracme. Ma non sono le uniche città che possiamo controllare. Se invadiamo una città nemica, la renderemo un vassallo. Come si fa? Semplicissimo. Mandiamo le nostre truppe e incrociamo le dita. Ogni città che non è la nostra ha degli scudi e delle monete sopra l'iconcina. Le monete rappresentano la ricchezza, più sono, meglio è. Gli scudi sono la potenza militare, più sono, peggio è. Ovviamente per noi. Non ho trovato una formula esatta. Cerco di mandare abbastanza gente sperando di vincere. Se perdo, di solito il secondo attacco dovrebbe essere quello buono. Sì, perché come muoiono i nostri dopliti, anche gli altri subiscono perdite e quindi perdono scudini. Se non vogliamo rischiare troppo, possiamo anche compiere razzie e portarci via delle risorse invece di conquistare le città. Da alleati, vassalli e colonie possiamo richiedere merci, aiuti in battaglia contro un'invasione o anche richiedere di sferrare un attacco a una città nemica. Chiaro che dopo un certo numero di soprusi, colonie, vassalli e alleati si ribelleranno. Le colonie di solito si calmano per cavoli loro, ma i vassalli no. Dopo un po' che sono lì belli, liberi e felici, decideranno che l'indipendenza è una figata. Niente che una buona dose di repressione non possa risolvere. Certo, possiamo anche essere dei buoni vicini e ricompensare i vari aiuti con un bel regalo. Immaginatelo un po' come uno scambio. Possiamo anche aumentare le relazioni vincendo uno dei giochi panellenici. Sono 4, olimpici, ismici, pitici e nemeani. Ognuno ha una sua disciplina. Ismici la filosofia, i pitici la recitazione, i nemeani gli atleti. L'unica eccezione sono i giochi olimpici, che le comprendono tutte e tre. Ora, a parte il monumento e una coroncina di erbe aromatiche, vincere uno dei giochi panellenici ci conferisce prestigio e tutte le altre città della Grecia ci stimeranno un po' di più. Il problema è che è casuale. Avere un buon accesso culturale aiuta, ed Apollo ancora di più, ma non è certo garantito. Ora siamo pronti per le avventure. Essenzialmente sono mini campagne con un particolare tema. Alcune sono un po' più economiche, altre un po' più militari. All'inizio ho detto che Zeus è un po' più facile. Per esempio, le dracme sono abbondanti e, a parte le missioni iniziali di un'avventura, non sono praticamente mai un problema. Però è relativo. Cioè, Zeus è comunque un city builder di Impressions Games. Gli dei sono sempre in agguato. Non si sa mai quando un Efesto qualunque decida di visitare la nostra città torcia alla mano e darsi alla piromania. Magari veniamo invasi dal nostro rivale e non abbiamo né le dracme per pagarli né i soldati per difenderci. A questo punto siamo costretti a pagare un tributo annualmente, almeno finché non siamo in grado di liberarci. Oppure scegliamo il posto sbagliato per costruire. Allora, chi ha ordinato il cinghiale di Calidonia?
mentre i terremoti con successiva eruzione vulcanica per chi erano? Ah, ok, quindi lo tsunami va qua. Poi ci sono le missioni in sé. Paradossalmente è più complicato l'inizio di un'avventura. Atene, per esempio. Zero risorse, zero. Solo tanto, tanto formaggio di capra. Per carità, è buono, ma non frutta dracme. Dobbiamo importare tutto il resto. Come se non bastasse, ci serve Teseo per far fuori Minotauro. Teseo è uno degli eroi peggiori. Vuole stare accanto al palazzo, ok, semplice. Vuole del vino e del marmo, facile anche questo, a parte la voragine nelle casse ateniesi lasciato per importarli. Poi la contraddizione. Vuole che la sua sala sia circondata dalle mura, ma allo stesso tempo avere desiderabilità alta. Le mura la abbassano però, quindi lo spam di vaschette coi pesciolini è obbligatorio. Ancora peggio è Iolco, città madre dei viaggi di Giasone. Giasone vuole 3 triremi, 300 lavoratori. Poi 2 compagnie di cavalieri e 8 cavalli. Voi direte, vabbè, è esoso, ma niente di impossibile. Perché non sapete quanto costa mantenere tutta sta roba. E a Iolco non si può tassare nessuno prima dell'ultima missione. Allucinante. Ma non allucinante come Poseidon, signore di Atlantide. In Poseidon cambiamo civiltà, non giochiamo più coi greci, ma con gli atlantidei. No, niente Titania a sto giro. Ci sono nuovi eroi, nuovi mostri, nuovi dei, e tetti verde acqua invece che rossi. In Poseidon non esiste la cultura, però esiste la scienza. Funziona uguale. Al posto dello stadio c'è il museo a sto giro. Non è complicatissimo, più che altro sono tutti edifici enormi. Poi ci servirà un ippodromo, che è enorme. Però è modulare, sbizzarritevi. Poi ci sono tutte le nuove risorse. I 2 nuovi rompipalle divini sono Era ed Atlante. Era è simile a un misto tra Atena e Demetra, con la differenza che invece di menare durissimo o riempire granai di cibo, riempie direttamente le agorà. Ah, e migliora le arance invece delle olive. Sì, le arance. Dite che in Grecia non c'erano? Invece un continente in mezzo all'Oceano Atlantico, sì? Non è il massimo dei bonus, ma si schiera abbastanza in alto nella classifica tempio più mastodontico di Grecia. Poi è indispensabile per fermare Zeus, che a sto giro invade pure lui. Atlante invece potenzia i tagliapietre e velocizza la costruzione degli altri monumenti. Non utile ai livelli di Hermes, ma ci fa risparmiare un bel po' di tempo. È utile anche perché gli Atlantidei costruiscono delle particolari decorazioni, le piramidi. Sono delle nuove decorazioni che vanno costruite in fasi. Ci vuole un po' meno rispetto ai templi, ma ci vuole comunque un casino. Un altro cambiamento sono le nuove unità Atlantidee. I teti diventano arcieri, gli opliti diventano lancieri e la cavalleria carri da guerra. Le tattiche rimangono uguali a quelle delle truppe greche, ma hanno statistiche diverse. Per esempio, gli arcieri sono più forti dei bifolchi sassomuniti. Non che ci voglia molto, eh. Le fregate sono la versione atlantidea delle triremi e possono essere potenziate con l'oricalco, che gli permette di sparare fuoco. La stessa cosa avviene con le torri e le mura. Fin qua niente di particolarmente surreale. Di surreale c'è la storia, però. Prima fondiamo Atlantide, niente di strano. Poi inizia una trama da Discovery Channel. Ci facciamo una bella vacanza in Messico, con i Maya. E perché no, conquistiamo l'intero Mediterraneo. Sia Maya che Egizi imparano a costruire quei bei triangoloni 3D da noi. Altro che alieni, le piramidi sono Atlantidee. Checkmate, complottisti. Continuiamo a spadroneggiare nel Mediterraneo e piano piano il nostro impero diventa sempre più tirannico. Sì, siamo i cattivi. Quindi torniamo coi greci e rispediamo gli Atlantidei da dove sono venuti, in quanto troppo anacronistici. Una trama al limite della follia. Cioè, almeno in Zeus seguivamo semplicemente dei racconti mitologici, non dei deliri da allucinogeni. Che è surreale, si vede anche da come gli Atlantidei trasportano le merci più pesanti. I greci usavano semplicemente dei buoi. Qua si passa direttamente agli elefanti. Comunque sono divertenti, difficilissime, ma divertenti. Sono difficili principalmente per colpa delle mappe. Cioè, costruire una città su dei cerchi concentrici dovrebbe essere vietato dall'ONU. Per non parlare di questo atollo qua, delirante. E se le avventure standard vi stufano, fate un giro su Zeus Haven. Non sarebbe un gioco cult se non ci fosse una pagina dedicata su Haven Games. 20 anni di consigli, trucchi, guide e tantissimi modi diversi di perdere la testa. Niente più missioni singole, adesso abbiamo intere avventure per impazzire una missione dopo l'altra. Il fatto che si possa tornare nella stessa città più e più volte è una bella idea. Le città crescono piano piano, avanziamo un po' alla volta e raggiungiamo l'apice nelle ultime missioni. Il problema è che non sapendo cosa ci serve dopo, non possiamo pianificare più di tanto. Per esempio, questo posto sembra perfetto per costruirci un bel quartiere, spazioso, ampio, relativamente vicino al cibo. Una pacchia. Peccato sia anche l'unico buco dove possiamo piazzare il tempio a Zeus Magnidotato, obiettivo di missione. Spiacente ragazzi, ma ve ne dovete andare. Zeus usa anche esche e trabocchetti. Non si sa mai dove possa comparire un bel drago di Ares.
A sto giro mi è andata bene, ma ci ho pensato più di una volta di insediarmi quassù, accanto a questa bella collina fertile. Se l'avessi fatto, beh, avrei dovuto ricominciare l'intera avventura, perché il drago compare anche abbastanza avanti. Io sono sicuro che sia premeditato. Però Zeus ha un carisma unico tra i quattro city builder storici. Poi, più che altro è diverso. Fero era la versione sadica e psicopatica di Caesar 3, che già di suo è tremendo. Potevano fare una reskin di Fero in Grecia e nessuno avrebbe detto niente, ma Impressions Games ha deciso di essere misericordiosa e di rendere l'esperienza meno paranoica. Ma non preoccupatevi che la mano piena sul groppone ve la beccate lo stesso. Però Zeus e Poseidon hanno un bel equilibrio. Da una parte mi permettono di soddisfare il mio masochismo cronico e allo stesso tempo di non essere ricoverato per una crisi di nervi ogni 3 giorni. Da una parte ti tendono la mano, dall'altro lo fanno solo per poterti fare un gran bello sgambetto tra un quarto d'ora, di una crudeltà unica. Ora arriva Emperor, tutto un altro paio di maniche, quello della camicia di forza. Ah, e buon Natale! Please let me fulfill an outstanding request. Friendly AC-130 in the air.